Buongiorno, oggi nuovo video, sono veramente morta e stramorta. Questi giorni sto vivendo una vita, per quanto riguarda gli orari, bruttissima, cioè proprio brutta. E adesso sto facendo colazione, oggi non ho le forze di farmi il porridge, no, non ce le ho proprio, anche perché tra non molto vorrei cominciare a studiare e mi serve una botta di vita subito. Sembra che i cereali siano finiti, fantastico. Ci sono solo questi qua, tipo cibo per cani, bastoncini, però sono buoni, quindi me li mangerò lo stesso. E poi sto facendo, aspettate che ve lo faccio vedere, sto riscaldando l'acqua per fare l'americano di questo qui. In pratica non so se avete visto l'unboxing gigante di NYX, perché sono passata nei top 20 e tra le cose è arrivata questa tazza, che vabbè, tazze sono sempre utili, con dentro zucchero, io ho ottenuto soltanto quello di canna, e poi questo qui che servirebbe proprio per fare una porzione di caffè americano. E niente, bisogna proprio mettere l'acqua calda in una tazza con questo qui e poi in teoria il ghiaccio se si vuole l'americano freddo. Io tipo lo metterò in frigo, lo berrò dopo un po', perché ghiaccio non ce l'ho, di tritare il ghiaccio non mi va. In questi giorni, dall'ultima volta che ho fatto il vlog, appunto, sono usciti i risultati dei top 20 di NYX. E chi era passato è stato avvertito 2 giorni prima del 10. Comunque, loro hanno scritto su Instagram NYX quando stavano decidendo, che era il 7 sera, mi pare. Infatti io avevo un'ansia, la notte tra il 7 e l'8 non sono riuscita quasi a dormire. E poi l'8 ci hanno chiamato. E fatalità, io stavo con Deborah, cioè stavamo insieme, stavamo qui prendendo il tè e quindi hanno chiamato prima me e dopo pochissimo lei. E quindi eravamo tipo super felici doppiamente per essere passate insieme e per aver vissuto questa cosa insieme, però non potevamo sapere chi fossero gli altri 18 fino a che non lo scoprivano, anzi noi già sapevamo insomma un'altra persona di quelle passate. E vabbè, c'è stato un sacco di, come posso dire, di chiacchierare dietro queste 20 persone passate. In realtà, molte critiche hanno riguardato proprio determinate cose, determinati make-up, determinate persone che sono passate. Però alla fine, cioè, so trucchi. In America si vincono tipo 50.000 dollari, no? Io lo capisco, ma qua alla fine so trucchi. Per quanto io veramente sono... E l'avete visto nel video, sono stata contentissima e non me lo, cioè, è una box enorme. Poi vabbè, già c'ho le persone che mi hanno chiesto, Carolina, mia sorella, e il giveaway che poi saranno diversi, quindi non so quanto mi rimarrà di quella box, però alla fin fine sono trucchi. Io anche poi avevo le mie preferenze, avevo alcuni make-up che mi piacevano moltissimo, che non sono passati. Ad esempio Cartoonix o una ragazza che ha fatto la cartomante. Ed è normale perché siamo esseri umani, ma fossero passate altre 20 persone, ci sarebbero stati comunque un sacco di commenti negativi. Sapete perché? Uno dei make-up, dei look più discussi in assoluto è il fatto che sia passata Julia Quimby e Pamela, che tutte e due hanno fatto una trasformazione uomo-donna. Che poi Pamela l'ha fatta di tutto il viso, invece Quimby metà. Proprio perché aveva più un messaggio etico dietro. E il bello è che quando io vi ho fatto la domanda l'altra volta nel vlog, qual è il vostro video preferito per i NYX Face Awards? L'80% hanno detto Julia Quimby. E adesso l'80% 90 delle persone dice che non sarebbe dovuta passare. Ovviamente penso e spero che non saranno le stesse che avevano detto che era il loro video preferito, però è per farvi capire che tanto ci saranno comunque sempre critiche, sempre. Quindi io poi ho detto ad esempio a una ragazza che mi piaceva un sacco il video che aveva fatto. Sì, qua lasciate perdere, sono rossissima perché ho un brufolo. Comunque a una ragazza che mi piaceva un sacco e non è passata, le ho detto: guarda, pensa positivo, almeno hai un anno per come si dice, per caricarti e fare il video bellissimo. E poi tutte le YouTuber che hanno partecipato quest'anno e sono passate. Non potranno ripartecipare il prossimo anno, o comunque penso che potrebbero, però non penso che lo faranno. Ah, quanto mi va di cucinare! Sto riscaldando in padella, cioè nemmeno in forno, faccio schifo. 2 sofficini, un hamburger di spinaci piccolino e un po' di pesce. E mi mangerò quello.
E sul pesce a me piace moltissimo. Colgo l'occasione per farvela vedere perché questo mese veramente vi ho fatto vedere la degusta box aperta. Lavori. Però molte cose se le ha tenute Nicola a casa sua, col fatto che voi non sapete, ma a casa di Nicola c'è stata una disinfestazione, una roba assurda. Molte cose appunto non potevo farvele vedere perché se le ha tenute lui, come l'olio, il pane, i savoiardi al cioccolato che si mangiava ogni giorno, un sacco di cose. Quindi vi ho fatto vedere poi il caffè in azione e questa qui, che sta già oltre la metà, questa senape delicata della Devli, non so come si dica, e che abbiamo trovato sempre lì dentro ed è buonissima, la stiamo utilizzando tutti in famiglia ed è piaciuta un sacco anche a Deborah, che solitamente non mangia la senape, col fatto che probabilmente è delicata, non lo so, però è buonissima, soprattutto col pesce, a me piace mangiarla, veramente veramente buona. Quindi adesso sto per pranzare e mi vedo qualche puntata, una o due massimo. Sì, di How to Get Away with Murder, perché sono rimasta un po' indietro. Devo dire che questa seconda stagione non mi ha presa alla super grande rispetto alla prima. Cioè, vabbè, la prima era molto, molto, non so, mi catturava di più. Però mi hanno detto che verso la fine si riprende. Siccome mi mancano le ultime quattro puntate, penso che già da questa, insomma, dovrebbe prendermi di più. Ho fatto l'americano, cioè, è da ore e ore e ore che sta in frigo. E l'assaggiato è molto buono, mi piace. Ah, mercoledì volevo pubblicare i preferiti del mese di giugno, perché io e Deborah facciamo sempre i preferiti a metà mese, siccome li abbiamo registrati, volevo pubblicarli. Quindi allora finisco di preparare quel video e più che altro l'anteprima mi manca di quel video da fare. Comunque gli episodi di How to Get Away mi sono piaciuti abbastanza, credo che sì, è vero che sul finale si riprenda come telefilm. Questo nel frattempo, questo che prima era una zona rossa è diventato un brufolino. Carino, molto carino. Avevo pensato anche di farmi una maschera, magari quando arriva Nicola, se mi gira gliela faccio pure a lui la maschera, perché ogni tanto gliel'ho fatta, gli ho fatto quella all'avocado. Guardate chi Guarda, sei! guarda. Oh, scusami. Oh, ci siamo anche matchy matchy tonight. Questo. Come al solito tu non entri nell'inquadratura. Io ho dei capelli orrendi, sono rimasti così da quando sono entrata in doccia. Stiamo cucinando. Couscous. Facciamo il couscous. E adesso in una pentola abbiamo messo a bollire zucchine, melanzane Perché no, l'olio ci fa schifo, non è pure sale. e peperoni. No, il sale un pochino lo puoi aggiungere, dai. E il couscous invece resta in frigo perché lo vogliamo cioè, un po' La freddo. sera la mia cena di dedica di ieri sera. La tua cena dedica? Dietetica di ieri Ah, sera. dietetica. Che no, mi ha mangiato ieri sera. Mi sono fatto l'insalatone con mais, tonno, Vabbè. mozzarella. Sì, però poi è sceso Ilan, ci facciamo le patatine fritte. Insomma, stiamo Cena dietetica. E niente, ci stiamo vedendo Shai, quest'uomo qui, che fa praticamente, come possiamo chiamarlo? Un notiziario su YouTube? Comunque sì, parla di attualità. Ci piace un sacco vedercelo insieme. Io, Nicola ha detto che si è molto arrabbiato del mio video dei vestiti Certo. indossati. Già lo sapevi prima di pubblicarlo, quindi sicuramente. E gli ho detto, ma guarda che in realtà il trend di quest'estate è un Sto altro. cazzo. È un altro, non essere volgare. È il bikini indossati. Quindi sarà il prossimo video che vedrete sul mio canale. Sì. Non vedete più me su Possiamo farlo Sanremo? insieme? Sì. La domanda del giorno la facciamo relativa ai sette vizi capitali. Qual è il vizio capitale? Mi rispecchia di più. Sì, che vi rispecchia di più, però è brutto, perché comunque sono tutti vizi abbastanza brutti, portati all'estremo, no? Diciamo. Minima parte. Del quale peccate di più, si dice del quale peccate di più o nel quale peccate di più. Comunque avete capito il senso. Sì, no, tu sei troppo buono per avere un vizio capitale, un peccato. Al massimo gola, ma poi non è manco vero. Ogni tanto sì, cioè ogni tanto capita che se lui si deve prendere o comunque se c'è qualcosa da mangiare, lui pensa a se stesso. Non pensa a. Cioè, poi magari arriva col piatto di patatine per se stesso, me lo mangia davanti e dico: no, grazie per avermi pensato. Mangiamo questo couscous Figo, però mo finalmente. finiamo di Ah, vedere sto gioco e ci voglio sì, e ci vedere vediamo Dear John tonight. Stavo di Dear John stasera, che non l'abbiamo mai Anna? visto. Anna? Amanda. No, vabbè, io la amavo perché io amo Mean Girls, il film e tutte le loro Non già protagoniste. riesco a arrivare d'acqua, Cioè, quella ciotola lì. Però da quando Nicola, cioè da quando ho scoperto, no, Nicola, da quando sto con Nicola e ho scoperto che le sue preferite sono Amanda Seyfried, meglio come si dice,
Non mi correggere sul suo cognome, ti prego, Nicola, ti ammazzo. E Natalina, ovvero Natalie Portman, come cazzo si chiama? Ho maturato una leggera avversione verso queste due attrici. In realtà più verso Natalie Portman perché non mi è, cioè, non è che non mi è mai piaciuta, Perché però la banda non si può di niente per questo. Ah, no, perché di Amanda non si può dire sto niente? scherzando. No, è finita, Nicola. È Finito. finita tra noi. È finita. Pazienza. Nicola si è messo con Amanda, perfetto. Senza che noi... No, 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 perché Ecco stavo là dove aspettando che dicessi magari. sbagliate. Lo sapevo. Infatti mi sono zitto. Vabbè, ma anch'io ho i miei preferiti. Sì. Tanto che sono strani, perché a me piacciono gli uomini strani. Cioè, tipo, io ho avuto il periodo Morgan e io ho detto a Mamma Nicola mia, un mese che fa. zingaro, E lui no. Non capisce, ma come fai a piacerti lui? Oh, io Morgan c'avevo il periodo dei primi X Factor, che praticamente prima non lo conoscevo perché non mai sentito i Blue Vertigo, che io stavo, ma c'avevo proprio le pagine dove attaccavo le foto che trovavo in giro di Morgan, cioè proprio pazza di Morgan. pensa che livello sottoterra la mia autostima in questo momento, se quello... Pure te mi paragoni a Natalie Portman, cioè voglio dire, mi piacerebbe a Natalie Portman. Perché ridi? Ovvio. Ah, ecco. L'altra volta ci siamo visti un film. Ci siamo visti un film che si chiamava La risposta sta nelle stelle, risposta nelle stelle, che avevo visto da un Weekly di Gloria che se lo stava vedendo e si era messa a piangere. Mi E sono avevo appena voglia invitato del... di piangere, volevo proprio un film da piangere. E niente, ho detto a Nicola, mo, sto film fa piangere, vediamocelo insieme, di qua di là. Fino alla fine, Ma qual è aspettiamo. quello del cowboy? Sì, Ah, ok. alla fine ci giriamo. Nessuno ha versato mezza lacrima. Forse una mezza io a un certo punto, ma proprio mezza, eh. E di solito io e Nicola piangiamo per qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa. Io piango anche a uomini e No, donne. Quest'estate per che cosa piangevo? Come si chiamava quello lì che andava che c'era l'incognito, boss in incognito. Un boss in ah, incognito. sì. Vabbè, pure tu però piangevi a boss in incognito, eh. La Bossini Incognito ci ha fatto piangere un sacco quest'estate, cioè Ma che quest'estate, di che l'estate mi sta parlando? scorsa. Quindi niente, ci vediamo di Arjon. E poi vi farò sapere prossimamente come film, come ci troviamo stasera. Adesso devo andare assolutamente perché vedo che Nicola sta facendo un macello col Che couscous. macello! Avresti dovuto mettere il pesto a un certo punto. Cristo, il pesto, mi sei scordato, no, penso. E va bene, quindi devo assolutamente Corno! intervenire. No, mo, allora yogurt greco. Dove sta sto pesto, Ci vediamo al prossimo vlog no? e niente, fatemi sapere. Ah, l'ho trovato. Fatemi sapere qui sotto qual è il peccato, il vizio capitale nel quale peccate di più. Ma avete capito? Non so manco come si dice nella frase. Ciao ciao, buonanotte. Ciao, non ho visto.